Ciao, Lara. Chi parla? Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Rourke. Comandante Rourke. Tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Un'altra scossa premonitrice. Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza? So cosa ho fatto. La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Ma volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Avamposto esterno. Croft è diretta verso di voi. Trovatela. Croft è riuscita a sfuggire agli uomini sulla spiaggia. Non deve ricapitare. Rastrelliamo la zona. Trovato niente di interessante nel nuovo carico? Visori termici, signori. Faccio strada. Rilevo qualcosa. Dove? Merda! Falso positivo. Era un animale. Ehi, le accendiamo o no quelle luci? Come faccio a montarle con te che rompi così? Ma poi scusa, che fretta hai? Rourke ha detto che Croft passerà di qui. Maledizione! Va bene, mi sbrigo. Ci siamo. I visori rilevano qualcosa? No, solo qualche animale qua e là. Faccio una scansione completa dell'area. Attaccate il nemico! Il nemico è quasi a terra! Rilevo qualcosa. Dove? Merda! Falso positivo. Era un animale. Ehi, le accendiamo o no quelle luci? Come faccio a montarle con te che rompi così? Ma poi scusa, che fretta hai? Rourke ha detto che Croft passerà di qui. Maledizione! Va bene, mi sbrigo. Ci risiamo. I visori rilevano qualcosa? No, solo qualche animale qua e là. Faccio una scansione completa dell'area. Non la farò passare. Stavolta non se lo aspetta. Vado a vedere cos'è stato.
Attenzione! Cazzo! Avverto il comando! Cristo, devo capire che succede! Passare alla formazione a diamante. È solo questione di tempo. Prendete posizione, armi alla mano. In ricognizione, ricevuto. Quello è un buon punto. Iniziare le manovre di ricognizione. Non può essere lontano. Non ho abbastanza spazio. Maledizione, gente, usate i visori. Trovatela! Buonasera, Ralph. Buonasera, Sam. Vedi qualcuno? Se fosse così, starei sparando. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Poi qualcosa salterà fuori. Thank you.
aria! No, John, a non usare questo canale! Cosa? Ci ascoltano! Ok. Ti troverò! È la ricetta di un allucinogeno, usato a volte in guerra. Perfetto. Se lo spalmo sulle frecce potrebbe darmi un vantaggio contro la Trinità. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Squadra Tau, Croft è diretta verso la vostra posizione. Ripeto, Croft dritta verso di voi. Cristo santo. Shh. La prenderemo. Portatemi il corpo e tutta la squadra verrà assegnata al programma Diaconi. Passo e chiudo. L'avete sentito? Diamoci da fare. Ehi, pensi di farcela? Non ha speranze. Si può avere un po' più di luce? Dal campo base non riescono a ricevere. Appena sarà pronto lo useremo per potenziare il segnale. Ok, e ora come faccio ad attaccarli insieme? Doveva funzionare. Perché non va? Siamo sulle perdite! Ricevuto. Scopriremo chi è stato. Serve aiuto. Sta usando il fango per nascondersi vicino. Aspettate un
gente se ne sia andata. Avamposto, inviate un'altra unità alla mia posizione. Cosa? Mi piacerebbe che gettassi l'arma, eh? Il nemico si è disimpegnato, lo stiamo cercando. Forse arrivava da là. Andiamo. Pagheranno. C'è Croft qui! Ehi, è coperto il fatto! E tu da dove? Bisogna fermarla. Sono l'ultimo rimasto. Davvero? Sei ridicolo. Credo se ne sia andata. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro.
Jonah! Jonah, rispondi, ti prego! Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico Jonah alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Va all'inferno, Rourke! Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti. Cardinal 2, ho agganciato il bersaglio. Io ti troverò. Forza, prendetela! Non puoi nasconderti da me.
Ormai sei morto. Qui parla Rourke. Sono stato richiamato a Ken. Winters, Croft è tutta tua. Ehi, tutto ok?
Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah. Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Haiti. Ma andiamo. La strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te? Di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa, lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Che bueno che venimos. Hai mai sentito parlare di una specie di corpo, un missionario di nome Lopez? Sai, l'uso statunitense. Interessa un affare? Sei venuta alla missione in cerca di salvezza o dei suoi segreti? Non saprei. Forse entrambe le cose. Ah, attendere che la vita decida per noi è un lusso da giovani. Un tempo vivevo anch'io così, senza meta. Per questo sei giunta qui. Come? Ah, in un certo senso. In un certo senso. Posso darti un consiglio? Scegli prima che siano gli altri a scegliere per te. Ma basta con questi discorsi. Ti interessa qualche affare? Torna presto a trovarmi. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd. Io marinavo la scuola e rubavo il camper di mia nonna. Mio padre ci portò qui quando ero un ragazzo. Vacanza? Ricerca. Studiava monumenti inca di pietra. Penso fosse più un hobby. Non aveva ricevuto un'istruzione formale. Sembra una persona interessante. Lo era.
Oh, mi dispiace. Ah, fa niente, fa niente. Ho pensato di tornare qui dopo la sua morte e forse portare a termine ciò che hai iniziato. So come ti senti. Ma alla fine sono semplicemente rimasto. C'è qualcosa in questo posto che attira le persone e le trattiene. Il duro lavoro tempra l'anima. La setta ha tenuto in piedi la missione grazie al duro lavoro per più di 400 anni. Ma è meglio Angel della Cruz e Truilos Serrano giunsero qui e si misero subito all'opera. Seguiamo ancora oggi la loro filosofia del lavoro come unico vero mezzo per avvicinarsi a Dio. Fa attenzione se vai al cimitero, signorina. Ci vive una strega a cui piace trasformare le persone in rane. Vedrò di stare attenta. Una donna ha fatto arrabbiare la strega e la strega l'ha fatta sparire. Questo documento delinea obiettivi e opere della missione di San Giovanni. Al di là dello sviluppo personale e spirituale, le persone qui sono sinceramente desiderose di offrire un contributo alle comunità vicine in termini di istruzione e sanità, anche donando, eventualmente, parte della loro produzione alimentare. Non so come spiegarlo, ma hai notato come il mondo sembra più trapassabile qui rispetto ad altri posti? Come se ci fosse un sipario e bastasse tirare una corda per vedere il paradiso. Qui sembra esserci un legame tangibile tra questa vita e la prossima. O forse siamo già tutti morti. O forse dovrei stare un po' meno sotto il sole. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Abbiamo una vez un ratoncito? Hai proprio un bell'arco. Sei una cacciatrice. Ci faresti comodo alla missione. È dal terremoto che i lupi non ci danno tregua. Non posso permettermi di perdere di vista i bambini per un secondo. L'altro giorno ne ho beccato uno sulla strada che inseguiva un lupo. Roba da matti. Ha detto che voleva solo giocarci. Come se i lupi si divertissero a riportarti il bastoncino quando lo lanci. Alcuni di quei ragazzini sono così esuberanti. Ho bisogno di una pausa. Non dirlo alle sorelle. Ogni tanto mi farebbe bene un goccetto, ma nella missione l'alcol è proibito. Devo accontentarmi dei rari momenti di quiete che si presentano. La fortaleza para superar mi adicción. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Abby, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella, Lara? Lara Croft. Allora, ti ho riconosciuta dalla foto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma.
Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Secondo i documenti della biblioteca sono dei guardiani. La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba come dicono... Beh, se dovessi trovarla potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca. Sì, si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me se trovi qualcosa. Certamente, grazie. Che sollievo, John è vivo. È svelto a fare amicizia. Io probabilmente sarei andata alla missione a piedi. A John invece è bastato chiedere un passaggio ad Abby. Speriamo di essere nel posto giusto e di trovare lo scrigno prima della Trinità. Il terremoto ha colpito la raffineria e adesso c'è un vulcano. Il prossimo cataclisma potrebbe colpire qui. Risolviamo questa faccenda prima che la città faccia la fine di Cozumel.